Ogni volta che siamo in presenza di una fratta, l'unica cosa che dobbiamo fare, se non sono presenti altre funzioni problematiche come logaritmi e radici, semplicemente prendere tutto quello che c'è al denominatore, quindi questo, e imporre che sia diverso da 0. Quindi io devo stabilire che 4 meno valore assoluto di x più 1 sia diverso da 0. Ok, quindi il nostro problema adesso è semplicemente questo. Allora, che cosa faccio? Beh, devo applicare la definizione di valore assoluto. Quindi devo distinguere due casi. Il caso in cui quello che c'è dentro il valore assoluto è positivo e il caso in cui quello che c'è dentro il valore assoluto è negativo. In base a questo si cambia opportunamente di segno. Però, per farla breve, cosa bisogna fare? Semplicemente scrivo 4 meno e poi qui metto un più o meno x più 1 diverso da 0. Quindi vuol dire che semplicemente una volta considero il più, una volta considero il meno. Intanto questo 4 me lo porto a destra perché mi dà fastidio, quindi tolgo il 4 di qua e lo metto da questa parte, quindi diventerà un meno 4. E poi, una volta fatto questo, è ovvio che se da una parte e dall'altra ho meno, posso togliere entrambi meno, non cambia niente. Quindi di conseguenza andranno via anche queste parentesi. E quindi ripeto, una volta considero col più e una volta col meno. Se vado al caso più, semplicemente ho x più 1 diverso da 4, che vuol dire x diverso da 3, portando l'1 dall'altra parte. Se invece considero tutto con il meno, allora diventerebbe come meno x meno 1 diverso sempre da 4. Ok, allora porto l'1 a destra, quindi diventa meno x diverso da 5, perché 1 negativo si sposta a destra, diventa positivo, quindi 4 e 1, 5. Cambio ancora una volta il segno, quindi è x diverso da meno 5 e quindi sono riuscito a risolvere la mia, sono riuscito a trovare il dominio della mia funzione, quindi mi vanno bene tutti i possibili valori tranne 5 e 3. Quindi diciamo questa è ostica se non si conosce la definizione di valore assoluto, ma dando per assodata quella, cioè se uno sa quella, è fatta. Se vogliamo fare un grafico di quello che sta succedendo, semplicemente vado a tracciare una semplicissima linea retta e poi da una parte colloco il valore meno 5, dall'altra colloco il valore 3. Io l'ho fatto così in maniera grossolana, però se uno si prende tutte le unità messe per bene, no? Se magari da una parte segna che qui c'è 0, lascia precisamente magari il giusto numero di quadretti, si può fare il disegno in scala, ma non è, diciamo, richiesto farlo in questo caso. Semplicemente lo faccio per far vedere che la situazione grafica sarebbe circa questa, ossia per le informazioni che abbiamo ricavato adesso, vuol dire che la funzione esisterebbe qua e anche qua, ma assolutamente no sulle linee tratteggiate, perché lì abbiamo scoperto che la funzione non esiste. Per fare un disegno più preciso della funzione, io dovrei continuare a studiarla, cosa che sicuramente, diciamo, non dovrai fare perché i tempi ancora non sono maturi per farlo. Si arriva a farlo in quinto anno o quarto anno dello scientifico, in cui oltre allo studio del dominio c'è anche, che ne so, lo studio del segno, il calcolo dei limiti, lo studio delle derivate. Quindi sì, se tu vai a disegnare questa cosa con GeoGebra, infatti vedrai che la situazione te la descrive come te l'ho descritta io, dove in più ovviamente ti farà il grafico. Però su meno 5 e su 3 la funzione non esiste proprio. Questo lo puoi ricavare immediatamente con un semplice studio di dominio.